Ciao ragazzi, benvenuti su questo nuovo video di No Man's Sky. Oggi vi porterò il riassunto di quello che è la nuova avventura che abbiamo intrapreso io e Valerio in modalità morte permanente. Per chi non sapesse cos'è la modalità morte permanente, è praticamente una modalità di No Man's Sky in cui però c'è un piccolo particolare, che se muori il salvataggio viene cancellato, quindi c'è molta ansia. E poi vabbè, ci sono anche varie difficoltà, gli slot dell'Exotuta, eccetera, gli slot in generale, anche delle risorse sono di 250 unità invece che 9.999 come nella modalità normale, quindi c'è un po' di difficoltà in più. E niente, quindi vi porto il riassunto di questa nuova avventura. E niente, spero che vi piaccia. E come al solito lasciate un like, un bel commento e grazie mille per tutte le persone che mi hanno supportato anche durante questa avventura in live. E ci vediamo alla prossima live, ragazzi. Ciao ciao. Siamo in Mama 76 Q7. Oh, io non mi ricordo più come si fa, io sono sicuro che muoio, Vale, te lo dico. Io non mi ricordo Stranissimo. assolutamente nulla. Ne rischi. Tac, sodio, tac, ok. Supporto vitale 35%. Io non ho un segnale, Vale. Ah, Non sì, ce l'hai, ok. qual è? Ok, ce l'ho a 500. Sì, però devo trovare del carbonio, perché sennò. Cioè del Del carbonio, sole. dell'ossigeno, devo. Se no ci muoio io qua. Se no muoio, sto per morire. Perché ti stanno bruciando? Ho la vita E per bassa. cosa stai morendo? I sistemi di supporto vitale sono al 20%. Ma l'ossigeno non è nelle piante, Eh? No, l'ossigeno non è nelle piante, vai. Allora, non ho nemmeno di posizione, trasmetto, ok. Io entro nella mia cazzo di nave, me ne frega di te, proprio. Recuperare. Anche se non ho ossigeno, interazione. Ok, devo fare il motore impulso, placca metallica e sigillo ermetico. Quindi polvere di ferrite. Sigillo ermetico dobbiamo andare a prendere, però non abbiamo ossigeno. sti cazzi. Scusa, ma tu non stai per morire? A me non mi fa fare lo scattino, cioè veloce, non lo so. Anche se vi dovesse dare lo stesso sigillo ermetico, secondo me non dovrebbe darvi problemi. No, invece sì, perché ci serve il sigillo ermetico. Cioè serve per riparare l'astronave. Quindi se ce ne dà uno, col cazzo. Ecco qua. No, adesso moriamo. Io ho preso il deuterio, ho trovato. Sto vedendo se intorno a me c'è. Credo proprio sia il momento adatto a farmare. Lo sai che non ho cosa per la tempesta? Il sodio. Sì. Mannaggia la morte. Ok, sto morendo come un maiale, ve lo dico. Niente. Sono sicuro che muoio. Ok, io Perché sono. sono entrato. Non mi dire che muori, Vale. Cioè, così, già Muoio. per. Muoio perché non trovo né un posto dove riparare. Perché non sei corso veloce? Ti vengo a prendere, Vale. Ti vengo a prendere, Niente. Vale. Vieni, 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 veloce, veloce, veloce. Ossigeno. Metti. Vai, 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 Vale, vai, Vale. Ce la fai? Sono dentro. Ah, ti ho salvato già la vita, Vale, te lo dico, eh. Poi, Ede. Ma fammi entrare. Ho dato un sigillo ermetico, te ce l'hai. No, archivio fotografico, vediamo un po'. Ah, qua me lo dava il sigillo ermetico. Ah, te l'ha dato? Ah, ok. Allora, abbiamo il sigillo ermetico. Hai visto? Guarda te, facciamoci da qui. Ho capito, ci Non dobbiamo mi ricordavo curarci. queste finestrelle. Vado a prendere il sodio. È finita la tempesta? Non so qual è il cavolo di problema, è che ci dobbiamo prendere. Vabbè, l'ossigeno un po' te l'ho dato. Sì, ma Dobbiamo se ritornare alla scendi ce base n'hai o altre. no? Usa Non F per altre, individuare ovviamente. l'astronave. Visore analitico richiede un'installazione. Nanotubi di carbonio. Dobbiamo prendere nanotubi di carbonio. Ok, fatto. Analizza oggetti per ricevere ricompensa. Vabbè, non mi pare il momento adesso di fare. Supporto vitale basso. Non so dove è la Prendi un nave, sigillo Vale. carbonio. Io non so dove è la nave, Vale. Ti seguo. Ah, ok. Trova la tua astronave. L'ho Ok. trovata, l'ho trovata. Io non ho. Mi serve dell'ossigeno, Vale. Io non ho. Non abbiamo. Supporto vitale 20%, Vale. Ora mi sa che mi devi salvare tu, eh. Io quanto ossigeno ho?
Niente. Non ce l'ho. Io sì. Ma scusami una cosa, ma... Siamo morti così, eh. Beh, mettiti il supporto, mettiti... Oh, aspetta, 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 forse quello lì è un po' di ossigeno. Vicino alla, alla cosa ce n'era qualcuno. No, non è ossigeno. No, stiamo morendo male così. Non c'è ossigeno a queste parti. È strano, ci siamo finiti. Non c'è ossigeno. Mi sa che sono morto così. Morto tra le stelle. Sto finendo. Stai per buttare gli spaghetti e non trovi il tempo di cottura. Cioè, non c'è ossigeno in tutto questo. Quello mi sembra che era. Questa piantina blu di deuterio ci dà qualcosa. Però. È quella che ti fa saltare veloce. Non ci fa caricare tutto, eh? No, non ci fa caricare un cazzo. Io non c'è ossigeno da queste parti comunque. Eh? Assolutamente no. Più di questo non so cosa fare. Siamo morti. Ti saluta Brunello. Ma in questo momento vale altre preoccupazioni, immagino. Sto morendo molto come un maiale. Buonasera, Marno. Benvenuto. Di idrogeno. Niente. Sto morendo male come un maiale. E la nave è lontana. Io continuo a correre. Ho tre vite. Io se non trovo l'ossigeno tu continua a correre, continua a correre. Ossigeno, ossigeno. Forse è inutile l'ossigeno. Ma io mi sa che muoio anche qua dentro. Dentro la nave? Eh sì, mi sa di sì, sai. Ragazzi, io qua non abbiamo ossigeno. Vale, dimmi che porti un po' di ossigeno. Sì, se riusciamo a incontrarsi, se riesco a arrivare in tempo, senza dover ricaricare di nuovo. Sto morendo. Ma non sei nella nave? Sì, ok, sto nella nave. Nella nave non dovrei morire. Però non posso uscire dalla nave, quindi vedi quello che devi fare? Oh, c'ho l'ansia. Il problema è che questi scanner scansionano molto vicini e bassi. E in più si ricaricano troppo in tanto. Non è che non lo troviamo. Ma che non c'è, non lo vediamo. Non lo vediamo. PC, siamo da PC qua. Allora, la situazione è tragica, non ho ossigeno. Se esco dalla nave, cioè se premo E, muoio. Instant. Ho carbonio, sodio, supporto vitale, non lo posso ricaricare. Dell'ossigeno mi fa consumare ossigeno. Non lo so. Non posso fare assolutamente nulla. Ma se tolgo il raggio minerario, così lo butto. Magari c'è ossigeno dentro. Di idrogeno e cobalto? Come di idrogeno e cobalto? Aspettiamo il salvatore della patria, Vale. Sì, sto morendo. Passami qualcosa. Ho capito, ma non posso scendere, non posso fare un cazzo. Ci dobbiamo spartire le risorse, aspetta. Vale. Lo capisci? Io sto morendo. Ma se sei nella nave, stai buono. Se tu mi dai un po' di ossigeno, posso andare a cercare altro ossigeno. È un circolo vizioso. No, non ce n'ho abbastanza. No, sto morendo. Aspetta. Come stai morendo? Mi devo ricaricare. Di cosa? Non è che se mi ricarico. Di cosa? Di ossigeno? Cosa tutto? Io se esco muoio. Come non hai ossigeno? Lo vado a cercare io. Ti posso fare uno scanner? Non c'è ossigeno vicino. Non c'è ossigeno da nessuna parte. Non parte perché ha bisogno di motori a impulso. Gel di idrogeno e ferrite pure. Guarda il crafting, non ricordi? Raga, io ho un blocco mentale in questo momento. Tra l'altro è tutto sbloccato. Idrogeno. Eh? Vabbè, esco io, aspetta. Di idrogeno ce n'è tanto, ora non mi idrogeno. Sì, quelli H. Okay. Il di idrogeno! No, il gel di idrogeno abbiamo fa. Per il gel di supporto vitale. Carbonio ne ho. Se prendi un gel di idrogeno... Col di idrogeno, non ho il di idrogeno. Anche il di idrogeno va bene. Cazzo, giusto, dovevamo prendere il di idrogeno. Sto facendo io il di idrogeno. Lo so che non te lo dice perché basta, ce lo dobbiamo ricordare. Prendi il di idrogeno. Ho capito, ma uno che non ha mai giocato il di idrogeno. Lo so, vabbè, ho capito. Ma la morte permanente, diciamo che. Prendi un sacco di idrogeno e lascia stare per il momento il gel di idrogeno. Non te ne fotti. Perché ci serve per fare l'ossigeno.
prendi l'idro, corri, Vale, corri, Vale, qui sto morendo, qua mi sento Ma freddo, eh. come fai Sento, sento. Vale, sento freddo. Tu considera che non posso neanche fare. Posso fare così. Modalità a muovere? Sai, io foto. postavo. Ti vengo a Perché ti stavo spectare, ti dicendo specto, Vale. l'arte del Dove sei, geodito. Vale? Posso andare a trovare dove è il diidrogeno con la modalità fotografia, eh? Questo è di Intanto. idrogeno. Un gel di idrogeno? Non me ne faccio niente il gel di idrogeno. Ma che cazzo devi farlo? Non ti ricarica. Mi devi. Non Ah, è sì, proprio. hai ragione, un gel di idrogeno. Vai. Vabbè, ok. Comunque ho uno scanner di merda. Ora ce ne Non vuole. Bello, grazie. Sei abituato bene. ho Sei abituato bene. mai. Eh? Sì, infatti sono abituato. Semi di idrogeno. Io non mi voglio tanto allontanare, là c'è d'altro di idrogeno. E un po' di idrogeno. Oh, io non vedo ossigeno manco a pagarlo comunque, no? Non vorrei di. Ma non è che c'è dell'ossigeno in qualche posto da scannerizzare, da scansionare. No, Comunque, perché no, c'è un cavo. l'ossigeno c'è sempre stato solamente. Sì, però ho trovato un sacco di idrogeno, eh. Lo sai che ci servirebbe un po' di carbonio, però. Prendiamo un po' di carbonio. Delle missioni settimanali. Ah, no, non l'ho notato. In realtà non faccio missioni settimanali da un bel po'. Polvere di ferrite pure. Supporto vitale basso. Le piante pericolose danno ossigeno, se no. Sì, esatto, sì, se a trovarle. Che non ne vedo manco una, però. Allora, raccogli ossigeno. Intanto vediamo cosa ci serve ancora. Ah, solo l'ossigeno. Ma io se non raccolgo, se non raffino, cioè se non lo faccio anch'io raffinatore, mi sa che è un problema. No, il raffinatore no. Poi con questa musica mi sembra tutto così facile, in realtà c'ho un'ansia. C'ho una musica troppo. Finché troviamo comunque. Guarda, ossigeno. Vuoi sapere cosa c'è dall'altra Hai trovato parte? ossigeno? Il mondo di Ammazziamo le Ascolta, piante. musica lo so, Le piante. Le piante cattive. Cattivelle. Limitati anche E se sono qui ce n'è. trovo. In questa montagna ce n'è, guarda. Passa, premi, Ce n'hai? concedi un mese gratis. Tutto il banner è Ne ho tuo. trovate già due. Parate. Piante cattivelle. Ci dobbiamo mettere un po' di carbonio. Ci mettiamo il carbonio condensato. Polvere di ferrite. Ferrite pura. Ah, tutti i sistemi sono attivi. No, aspetta, aspetta, ora mi devo prendere il raffinatore. Oh. Sei Quindi partito? prima di partire. No, no, Oh, no. cazzo. No, a terra. Ma No, senti, no, 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 quello. non atterro. I miei No. propulsori, se atterrano, col cazzo che li recupero. Perché cosa ti serve per ripartire? La polvere di ferrite. Con la nave. Eh sì, perché ti fai. La placca metallica e poi il carburante per l'astronave. Che io, pac, me lo sparo direttamente qua. Un po' di Ah, vita. atterriamo qui, eh. A terra. Dove? Ma no, non ho trovato la zona, c'è uno. Come non c'è uno? Atterriamogli, c'è uno. Atterriamogli davanti. Ma come sei alto? Vedi qui? Passami il tablet, che cazzo fai? Vieni, guarda, ecco, sì. Oh, non te lo vuole dare Vedi sto questo stronzo, eh? pulsante? Non te lo vuole Questo dare. pulsante. Se schiacci questo pulsante rosso qui, e poi qui diventa rosso. Guarda, Non. così, Oh, ha sì. Vedi le capito? montagne? Ah, Sì. vedi? Ah, Sto vedi? Si guardando le attiva. Si montagne. Ah, attiva. ok, fatto. Si attiva. Ho creato una Bravo, bravo. pistola. Vattene a fare Visto? in Già. culo. Rubagli tutto, rubagli tutto. Derubiamolo. C'è anche una nave? Una cosa Guardami. secondo me buona è uccidere gli animali perché. E farci la pelle. E farci la pelle. No, lo sai perché? Perché secondo me si vendono a buon prezzo, eh. Concini, cazzi e mazzi si vendono a buon prezzo, ragazzi. Sì, ci dobbiamo calcolare un po' di cosette, però per il resto dovrebbe andare un po' tutto liscio.
Tu che dici? Siamo morti ora ormai. Se non siamo morti ora. Abbiamo rischiato, ti ho salvato la vita, ricordatelo. Sì. Ma sei pirati. Così. No, no, entra nella stazione subito. Allora, gel di supporto vitale. Abbiamo mille. Allora, intanto vendiamo un po' di cose. Melma vivente ce la vendiamo. Gelatina residua ce la vendiamo. Il sale ce lo teniamo. Fegato felino ce lo vendiamo. I bocconi carnosi ce li vendiamo. La mordita ce la vendiamo. Il sodio ce lo teniamo. Il trizio ce lo teniamo. Il solanio lo vendiamo. Come fate? C'è un cristallo tempestoso. Hai un cristallo tempestoso? Sto vendo già tanti soldi. Io acquisto. Io mi vado a cambiare perché non mi posso vedere così. Cambiare. Razza. Cosa vediamo se ci ho i predefiniti? Io che colore sono? No. Allora, questo qua è l'antenato del mio personaggio in norma. Oddio mio, voglio questa nave. Voglio questa nave. Allora, che botte di culo sarebbe questa. Tratta sul prezzo. Costa troppo. Senti, dobbiamo andare su un cavolo di pianeta. Vale, ma perché tu hai la nave di tutto? Eh? Sei 6 cloro e basta. 6 cloro, vabbè, ho capito. Da 6 cloro si fa una fortuna, Vale. Vale, ma sì. C'è una guerra in atto. C'è una bella. Sì, ci fanno il culo come un paio. Andiamocene via. Sul pianeta, Vale. O vuoi attaccarli? Dimmi se vuoi attaccarli. No, se ce la facessi. Non mi fanno andare via perché se c'è la guerra. Ah, ok, allora. Vabbè, rompiamogli il culo, dai. Ci possiamo provare. Vale. Prendo pure le risorse, va. Essere trasparente sta nave. No, ma con tutte queste cose. Ma queste sono. No, io devo riandare a letto. Queste qua sono le cose, porco Giuda. Le sentinelle. Sono le sentinelle. Non trovo. Rientra nella cazzo di stazione che stai andando. Porco Giuda. Erano sentinelle, ma perché avevamo attaccato il coso? Guarda che se usciamo da qua è la fine. Quello lì che spara. O tiriamo dritto, possiamo far tirare dritto. Facciamo. Che guerra in atto c'è? Non so, c'è una guerra in atto. Vabbè, tiriamo dritto, facciamo una cosa, tiriamo dritto. Proviamo. Tira dritto. Andiamo verso il segnale. Sì, vai. Segnale, tira dritto. Non ti fermà. Sì, non ci cagano, tira dritto. Senti, atterriamo qua. Passami l'ossigeno che hai. Cavolo, non possiamo farlo, Vale. Perché? Mi servono due slot. Slot per i cavi scoperti e la macchina del genere un segnale. Decifro il segnale. Decodificazione 16. Carburante esaurito. Impossibile raggiungere. Ti metto dobbiamo trovare rame. Ah. Obiettivo viaggio raggiunto. Partenza, 8.000 unità. Cos'è che hai preso? Mi devo curare. La partenza. Allora, mettiamo il rame. Comunque ci serve sodio. Quanto ne serve di questo materiale? No, devo costruire un computer base. Ma a me mi diceva questa cosa qua, ma non serve più, basta. Cioè? Non mi dice più quella cosa. Trova una adatta attiva al computer base. Ma no, andiamocene a fare in culo da qua, Vale. Stiamo facendo il metallo cromato. Ma che ci serve il metallo cromato? Ma come che ci serve? Che cazzo è? Per il computer base serve. Ah, giusto. Il metallo cromato. Davvero? Per quello non te lo dice più. Sì. No, una placca. No, cazzo di... Sì, 30. Ma ne ho già 30. No, vabbè, però non lo voglio fare qua. Un pianeta di merda. Andiamocene. Stacca. Guarda, tutto. Giusto. C'hai già 30 metallo cromato. Sì, non so perché. È strano. Okay. No, ne ho 21. Però perché me lo fa costruire lo stesso? No, Vale. Oh. Ah, no, sì. Ce l'ho.
Vabbè, stacca il raffinatore portatile. Ok, lo riprendo. Ok, e ci andiamo. Andiamoci, sì. Ma sicuramente la nave. Sì, comunque allora dobbiamo costruire un computer dove vogliamo. Sì. Propulsori di lancio sono a secco. No, di certo non qua. Ah, comunque, dobbiamo considerare il fatto che davvero le risorse sono davvero poche. Abbiamo un pianeta velenoso. Non possiamo neanche, penso. Un pianeta vuoto. Cioè abbiamo rame, metallo arrugginito e cobalto. Non è male il pianeta vuoto, eh. Perché solitamente si trova. C'è anche il pianeta ghiacciato. Come siamo messi? Allora, siamo messi bene. Dobbiamo fare il computer base da qualche parte. E stiamo cercando un pianeta qua. Un pianeta in rovina. Abbiamo rame, metallo arrugginito e argento. Non è male. Cioè quasi prende alla grande polvere di ferita. Dai, è inutile, non c'è slot nella sala. Per rame. Allora, cambiamo nave. Cambiamo a pianeta del cazzo. Che ce ne frega. Ho capito, ma non è che ne abbiamo tanti, abbiamo un altro. C'è cobalto e c'è anche velenoso. Allora. Quindi dove vogliamo andare? Se non ti piace, nonostante tutta la sua tranquillità. Trovare un pianeta per. Sì, è facile a dirlo. Albe. Qui ci sarà un tempesta di ghiaccio. Io sto andando. Aspetta, vediamo cosa abbiamo. Tanto farmiamo pure i meteoriti, farmiamo qualsiasi cosa. Cazzo, da quando è che non uso i razzi? In pratica non li uso mai. Io l'ho tolto i razzi. Sì, ma... Allora, perché c'è il pianeta vuoto. Proviamo il pianeta vuoto, dai, che secondo me non è vuoto. Ci vuole tenere lontano, secondo me, questo pianeta. Rilevata no. Scansione ostile, eh? Però questi qua sono nemici... Non ho capito come... Non cambia armi. Mi stanno attaccando, Vale. No. Vale, mi stanno attaccando, Vale. Dove sei? Vale, mi stanno attaccando. Vale. Questi due erano che stavano facendo una scampagnata. Non volevano attaccarmi, in realtà. Che non hanno mosso un ciglio. Sì. Però erano pirati, ti avvertì. Sì, erano pirati. Nuovo rango Vigen. Neutrale. Allora, questo qua... Benissimo che non le fai, ma se non ricordo male è un po' di aggiornamenti che se ne trovano sempre meno. Mi fai iniziare una nuova run. Ale, inizia una nuova run e uscite a noi. Tanto giochiamo soltanto la sera. Allora, questo qua è un pianeta vuoto. Ed effettivamente è un pianeta vuoto, Vale. Non c'è assolutamente nulla su sto pianeta, Vale. Nemmeno una pietra. Non c'è nulla. No, pietre ce n'è. Ho capito, non è che possiamo campare di polvere di ferrite. Un sacco di miniere. Che vogliamo fare? Tutte vicine. Oh cazzo, atterrato. È atterrato? Sì, sono atterrato. Che faccio? Atterro pure io? Scendo. Eh? Ormai che sono atterrato, scendo. Vabbè, ormai sì. Atterro pure io, dai, non ti lascio solo. La bassa gravità, guarda. La polvere di ferrite ne abbiamo a non finire. Però forse cos'è che qua non ci sono tempeste? Forse qua siamo... Non c'è un cazzo. Eh? Sentinelle. Ci sono sentinelle? Vogliamo fare la guerra? No, per l'amor di Dio. Non mi sembra il caso di disturbare adesso le sentinelle. Sentinella isolata, perfettamente sereno. Risorse tipico, fauna nessuna, flora non rilevata. Bene. Uova marmorante, deposito di rame, deposito di rame, deposito di cobalto. Questo qua è un deposito di metallo arrugginito. Spero di essere dato 9 perché era cobalto. Metallo arrugginito? Cioè, c'è il deposito di metallo arrugginito, ma da quando? Vedi, quante cose si scoprono. L'inventario pieno, ti faccio farlo. Sì, vabbè, Vale, qua se finiamo il carbonio o qualche cosa, cioè... Ah, è l'unico andare nel pianeta velenoso. Beh, però lo faremo nella prossima puntata. Vero, Vale? Sì.